Buongiorno amici di WeTrading, oggi andiamo a studiare come combinare il Forex con le opzioni digitali di iQuoption per capire se utilizzandole assieme si ha un qualche tipo di vantaggio oppure no. Ci eserciteremo con un conto di prova e quindi vi consiglio di farlo anche voi per capire meglio come funzionano questi prodotti. Ci serve una MetaTrader, io vi consiglio di prendere la MetaTrader di XM, trovate qui sul sito wetrading.eu il link del logo XM e poi un conto demo con iQuoption, quindi gli strumenti che vi consiglio di prendere direttamente qui dal sito di wetrading.eu. Andando poi sull'MT4, intanto ho selezionato sterlina yen grafico a 5 minuti dove ho visto con il Waypoint un segnale rialzista, con una serie di segnali dell'Ichimoku Trend che in buy stop sono stati tutti eseguiti in questo momento, quindi c'è una certa tendenza probabile al rialzo. Sull'H1 si notano altri segnali buy stop e stop che tutti quindi ci indicano una possibile tendenza rialzista, in H4 pure, vedete queste frecce. Quindi siamo dentro una possibile valutazione di rialzo. A questo punto cosa ho fatto? Dalla EcoOption, sezione Forex, ho preso la sterlina yen e ho comprato per un rischio di 100 euro, andando quindi a investire al rialzo. Quindi ho cliccato su acquista, ho impostato un rischio pari al 33% delle mie 100 euro e un take profit al 99%. Quindi in teoria qui abbiamo i due elementi di tendenza. Vediamo un po' che cosa accadrà durante il mercato. La domanda è questa: se io ho preso 100 euro, quindi il mercato poi scende, io vado a perdere dei soldi e di conseguenza come posso cercare di approfittare magari di un momento laterale, di un momento più o meno difficile da valutare per incrementare il mio guadagno? Mi sono chiesto questa domanda e quindi assieme a voi adesso andremo a vedere. Vado nella sezione digitale, vediamo se troviamo delle coppie tipo la sterlina yen, eccola qui. Questa è una sezione digitale, quindi significa che il rendimento ha innanzitutto gli investimenti hanno delle scadenze di 5 minuti e il rendimento dipende dal livello di trend che viene ad essere colpito. Quando se in questo momento, ad esempio, penso che entro 4 minuti e 20 il prezzo vada sopra 151 e 27, vado a prendere il 600, il 500% del mio investimento, scendendo 200, 300, 160. Più è alto il valore, più sarà la possibilità di guadagnare soldi. È naturale che è anche meno probabile. Però immaginiamo, ecco, di voler iniziare a investire ad esempio 5 euro al primo livello di 151,22, altri 5 euro al secondo livello entro questi 3 minuti e 40. Non mi spingo oltre il terzo livello perché il tempo è veramente così poco che è probabile che non riesca ad arrivarci. Questo che cosa vuol dire? Che ho incrementato il mio rischio di altri 10 euro, ma se il tutto va bene, quindi entro questi 3 minuti e 23, recupero già una grande parte del mio capitale. Guardate, se io adesso dovessi vendere, perderei solo un dollaro. Se appena scatta qui sopra vado a guadagnare già qualcosa, vedete, più si avvicina e più il profitto in tempo reale diventa in verde, quindi se dovessi chiudere tutto in ogni caso riuscirei ad avere un profitto e quindi le mie 100 euro verrebbero coperte, che io ho preso un prezzo più alto, verrebbero coperte da un semplice rialzo momentaneo. Questo tipo di valutazione è vero che incrementa il rischio nella stessa direzione, quindi ero buy di là e sono comunque buy di qua. Ma ad un minimo movimento entro quel valore stabilito mi dà per 3 volte o per 1,5 volte il mio capitale investito. Vedete adesso qui c'è un ribasso, non vale la pena ancora insistere perché
ci sono solo 2 minuti, ormai valutiamo la scadenza. Ma ogni 5 minuti, quindi alla prossima scadenza, potrebbe valere la pena riprovare questo elemento. Purtroppo non possiamo prendere delle scadenze più lunghe perché in questo momento non sono disponibili. Vediamo che cosa accade entro i 2 minuti. Allora, mancano 10 secondi, il prezzo è continuato a scendere, quindi niente da fare per questo tipo di investimento. Accantoniamo quindi 10 euro di perdita. Riproviamo adesso di nuovo con le prossime scadenze, ok? Quindi prendiamo la prima che attualmente ci dà 218 e la seconda che ci dà 395 e manteniamo questa logica di nuovo per le prossime 5 minuti. Continuo a monitorare anche il livello precedente, se dovesse superare i 200 lo andremo ad utilizzare, altrimenti niente. Vediamo un po'. Guardiamo anche il grafico, notiamo che questo segnale in questo momento sta rimbalzando, ma ha proprio sancito un movimento di riposo. Allora, prima valutazione pausa, seconda valutazione pausa, quindi potrebbe arrivare finalmente la decisione finale di questa tendenza. Vedremo nel termine della candela cosa accadrà. E vediamo se nasceranno anche altri segnali nel frattempo. Ok, mancano pochi secondi, la quotazione si è leggermente ripresa, ma tuttavia non è riuscita ad andare al primo target. Vediamo adesso, ah no, ancora mancano 30 secondi, scusate, era per il limite di acquisto. Vediamo se le quotazioni negli ultimi secondi ci faranno una piccola sorpresa oppure accantoniamo un'altra piccola perdita, in attesa quindi che il trend rialzista vada per la parte forte. Vediamo un po', mancano quindi 5, 4, 3, 2, 1, via. Quindi risultato meno 10 pure questa volta. Peccato anche perché vedete come sta adesso andando su. Quindi riprendiamoli di nuovo, quindi primo livello più alto dal 200%, 288-260 il secondo, ecco, siamo arrivati leggermente in ritardo. Stavolta ne aggiungo uno in più e poi rimettiamo eventualmente un altro livello se dovesse scendere. Vediamo un po'. Vediamo se recuperiamo 15 più 20, 35 In questo momento, se dovessi prendere questa valutazione, prenderei solo il 30%, diciamo valutazione quasi inutile. Siamo quasi tutto il profitto stimato in questo momento, quindi molto vicini. Quindi recupererei in pratica subito, chiudendo adesso, quasi i due investimenti precedenti, rimarrebbero solo 5 euro. Questo mi darebbe ancora un altro 200%, quindi lo vado ad aggiungere.
quindi vado a potenzialmente incrementare ancora il mio profitto. Se dovesse superare questa linea del 200, ho ancora 2 minuti per riflettere. Questa è una candela molto forte, finalmente forse sta andando a riportare il trend verso dove, ecco, vogliamo noi. Guardate, 37%, 39%, quindi siamo arrivati al punto importante. 43% è il massimo che posso fare, quindi io vado a vendere tutto, recupero fortemente le 35%. Peccato, non ho coperto, diciamo, cioè ho coperto, mi è rimasto qualcosa di guadagno, ma non ho il profitto che mi interessava. Dall'altro lato, questo naturalmente inizia a produrre un po' di profitto, ma ancora sono circa 20 pips di guadagno, quindi stiamo fermi. Quindi aspettiamo adesso magari un ritracciamento importante per rifare un altro long sulla parte però digitale. Non lo facciamo adesso perché manco 50 secondi, quindi andiamo a ad aspettare la nuova candela per riproporci con un altro long, perché la tendenza, come dicevo, è long, quindi anche se abbiamo beccato un momento short, siamo usciti fuori in modo abbastanza pulito. Ok, rieccoci con la nuova candela, quindi questo valore 190-180 mi sta bene, 467 addirittura. E mi sta bene pure, quindi altri 10 euro, ritorniamo quindi a fare gli stessi giochi tra virgolette di prima e riproponiamoci quindi per una nuova ondata di rialzo. Guardiamo il grafico, abbiamo un nuovo segnale, il prezzo quindi è scattato oltre il massimo di giornata e sta riposando un po' e magari rifarà un altro scatto, chi lo sa. Noi ci proviamo, vediamo un po'. Eccoci qua. Siamo naturalmente sui due livelli, uno per quasi per 5 volte il nostro investimento, uno quasi per 2 volte, 10 euro naturalmente, e vediamo se riusciamo a riportare a casa un altro piccolo vantaggio. Quindi il gioco è sempre quello. Accantonare delle piccole perdite nel momento in cui c'è un forte trend, recuperare in modo veloce, perché quindi questi strumenti digitali sono ottimi perché fanno guadagnare tanto quando c'è un buon trend. Quindi se evitiamo qui di accumulare posizioni nelle fasi di debolezza, invece le accumuliamo quando c'è un trend in atto, riusciamo a mantenere bassi costi e diciamo elevati i possibili profitti. Questo livello è diventato altrettanto interessante perché è al 300, quasi al 300%, quasi quasi, ecco, se ritorna, sì, a 300 lo vado a riprendere. Quindi 15 euro, abbiamo una media di 231 qui e 449 lì, se significa per 2 volte qualcosa, 3 qua e per quasi 5 volte l'investito in questa zona. Vediamo un po' che cosa accade. Ok, rimangono 2 secondi alla chiusura. Qui altri 15 euro perse. Pazienza, quindi ritorniamo al vecchio conteggio. Meno 15, in realtà avevamo preso qualcosina, quindi saranno circa meno 12. Va bene? Quindi si riprende un po' qui il grafico. Vediamo che potrebbe nuovamente ripartire. E rimettiamo le nostre posizioni. 474 questo qui e io andrei ad azzardare anche la successiva in alto, se riuscissi ad arrivarci. Eccola qua, addirittura del 777. Quindi intanto andrei quindi ad azzardare dei movimenti molto alti in 5 minuti. Vediamo
Vediamo se il grafico stavolta riesce a superare se stesso nuovamente con un'altra ondata di forza. Ok, anche stavolta nulla da fare, quindi siamo meno 15, meno 10, meno 25. Lo do per scontato perché anche se mancano 20 secondi non penso che riusciremo a prenderle. Per le 12:20 possiamo già piazzare altri ordini, quindi andiamo a riprendere già gli altri due elementi e vedere un po' se li riprendiamo nella logica della direzione, ok? Bene, quindi questa meno 10, quella del precedente. Siamo qui sulla nuova, quindi questa la cancelliamo, siamo sulla nuova e vediamo un po' se li riportiamo a casa. Dobbiamo recuperare quindi 25 dollari. Le bande bonus qui si stanno stringendo in 5 minuti proprio perché c'è stata questa fase laterale, indica quindi una mancanza di volatilità nel mercato nelle ultime 10 minuti e di solito questo vuol dire che a breve potrebbe esserci una fase di volatilità forte. Non c'è dato sapere se in rialzo o in ribasso, ma andremo a perfezionare il tutto fra poco. Possiamo anche guardare dal grafico dell'MT4 che secondo me è molto più piacevole e interessante andare a vedere il movimento dei prezzi, andando anche a guardare un po' quello che abbiamo a disposizione. Se ad esempio ci mettessimo su un daily, notiamo che le zig zag ha fatto dei rialzi sempre più forti ogni giorno, in H4 si nota sempre questa forza fino a scendere al nostro M5 che è quello di il punto diciamo di riferimento. Siamo in questa fase un po' ingabbiata, se riuscissimo a superare i massimi andremo all'attacco dei 151,50, se non addirittura anche oltre. Quindi tutta la logica sta qui dentro. Perché evito di fare posizioni a ribasso? Perché attualmente non ho diciamo qualche elemento che mi fa pensare a un cambiamento di tendenza. Quindi mi mantengo con una posizione rialzista. Se chiudessi in questo momento potrei recuperare già 14 dollari dei 25 che devo recuperare. L'obiettivo sarebbe o chiudere quel 25 e riprovare per il prossimo, diciamo, per la prossima scadenza, o addirittura, visto che il trend adesso sembra un abbastanza lanciato, lasciarlo andare in modo tale che massimizziamo il profitto. Se in questo momento si chiudesse così, vabbè, perdiamo nel profitto stimato di 10 dollari. Altrimenti, ecco, vedete, basta un niente per arrivare già a 17 di profitto, quindi recuperare già oltre metà della perdita precedente. Se invece dovesse salire un altro po', e quindi scattare oltre l'825, potremmo addirittura andare in profitto. Vediamo un po' se il mercato ci regala qualche tendenza interessante. Nel frattempo, vediamo, ecco, è disponibile già la successiva, quindi vado a piazzarmi alcuni di questi elementi col 267 e a 60 che è un 500% e poi ritorniamo qua e vediamo un po' come si conclude. Quindi siamo meno 10 per pochissimo pazienza, quindi fanno già 35 dollari da recuperare. Abbiamo la successiva e vediamo un po' che succede. Nel frattempo il Forex è più 15, significa più 15 dollari circa. E qui abbiamo ripetuto un po' la logica, che è sempre quella la logica, cercare di chiudere con una candela molto lunga che riesca a portarci il profitto. Stavolta voglio riprovare quindi il breakout nuovamente del massimo per 2 volte e vediamo se la volta è buona. Purtroppo il mercato non sale sempre velocemente così come è successo in queste fasi, ma molte volte sta in laterale, quindi bisogna aspettare prima che si crea una nuova tendenza.
Sicuramente anche questa purtroppo li dobbiamo accantonare, quindi 35, 40, sono 50 dollari. Riproviamo per l'ultima scadenza. Pazienza, dobbiamo per forza farlo. E questa qui, se dovesse aumentare oltre il 500%, la dovremmo andare a testare. Ok, meno 15. Siamo a meno 50. Vediamo quest'altra. Nel frattempo qui si mantiene molto fermo e anche qui notiamo che il mercato ha fatto uno sbalzo, ma poi si è fermato. Quindi finché non prendiamo una forza importante, purtroppo non riusciremo a recuperare. Ecco, se adesso chiudessimo sono 7, 10 euro, ma 10 dollari, ma a noi ci servono molti più soldi, quindi dobbiamo pazientare e aspettare. Se questo livello arrivasse a 300, lo vado ad aggiungere. Siamo vicini, vediamo se tocca il 300, eccolo qua. Va bene, altri 15, vediamo un po' come conclude. Vi lascio qui il grafico a 5 minuti, vediamo alla scadenza, mancano 2 minuti e qualcosa, quello che possiamo portare a casa. Anzi, mi metto qui un avviso, mettiamo qui in quello operativo. A 50 già c'è, perfetto. Vediamo un po'. Allora, siccome sta per scattare le 12.30, prendiamo la scadenza di 12.35 e vado a mettere altri livelli di profitto per 15 euro e vediamo. Allora, intanto qui abbiamo preso 27, quindi dai nostri 50 dobbiamo decurtare 27, quindi dobbiamo recuperarne 23 circa, ok? Quindi questo è già un buon segno, perché quello precedente, il rialzo a metà, ci ha portato più 27. Quindi 23 da recuperare, qui aumentiamo a 16 e qui siamo già in guadagno, con l'obiettivo adesso ridotto. Volevo puntare un altro valore qui in alto, se riuscivamo ad arrivarci, ad almeno un 400%, 300%, vediamo. Allora, siamo a buon punto, più 16 euro se, dollari se chiudessi adesso. Se facesse un altro piccolo scatto, potrei aumentare di tanto il rendimento. Vediamo un po' se anche solo per qualche secondo riusciamo a catturare quest'altro scatto. Siamo molto vicini, ecco, così in questo momento saremo quasi in pari. Se
Se torna un altro po' più alto, vediamo, ecco, 38 è il potenziale guadagno. Vediamo se chiudiamo con un breve profitto. 26, 25, direi che intorno ai 30 potremmo anche chiudere in anticipo se ci arrivasse. 28. Abbiamo 30 secondi per prendere una decisione se incassare o meno. Vediamo se riusciamo a... Vabbè, li chiudo. Intanto andiamo in pari. Ecco, 25 portati a casa. Andiamo in pari, anzi, qualcosina di guadagnato e pazienza. Il guadagno lo portiamo con l'altro, Forex, perché... È giusto recuperare, avevamo aumentato di tanto il rischio. Comunque, vedete come la decisione del trend rialzista comunque è stata a nostro favore. Abbiamo sì avuto dei problemi dovuti a questi movimenti un po' rialzisti qui, delle pause, ma nei momenti di accelerazione, così facendo, si riesce a recuperare bene. Se ripetete questo discorso diverse volte in un giorno, quando trovate quindi una linearità di sottofondo, capite bene che perdere diventa più difficile e quindi monitorare il rischio è molto più fattibile, molto più semplice. Non dico che è impossibile perdere, perché si può perdere come vedete, ma è c'è comunque una grande possibilità di tenere sotto controllo il rischio. Intanto, quindi per adesso concludo qui, poi più tardi faccio sapere quindi la posizione se andrà in target o meno, dovrebbe arrivare al 99%, quindi ancora un po' lontano. E quindi vi ringrazio per essere stati attenti fino al 28esimo minuto quindi se volete informazioni in più sui nostri prodotti vi invitiamo a visitare wetrading.eu. Sezione MT4 Trading Tools, trovate la lista di tutti i prodotti e eventualmente mi potete anche scrivere a supporto@wi-trading.eu. Buon trading a tutti e in bocca al lupo!